Come recuperare dopo un set particolarmente disastroso? Prima di proseguire con il video, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Se hai suonato in giro, ti sarà successo tante volte di trovarti qualcuno prima di te che ti lasciava la pista completamente disastrata. Per i motivi più diversi, magari li analizziamo anche nel corso di questo video. È una di quelle esperienze che capitano spesso e di cui bisogna imparare a farci l'abitudine, soprattutto imparare a gestirle al meglio. Parliamo di un paio di situazioni, tra virgolette, difficili, che poi sono utili anche in questo caso per farsi le ossa e per migliorare e consolidare la tua bravura e il tuo gusto come DJ. Cosa vuol dire quando qualcuno ti lascia una situazione disastrata? Ci sono vari modi, vari tipi di questo caso e ovviamente dipende molto dal contesto. Se sei in un contesto più mainstream, può essere qualcuno che ha già usato tutto lo spettro dei brani forti del momento, allora te devi inventarti qualcosa e possa riuscire a mantenere il flusso. Io non sono di quei DJ che ripete i brani che hanno già suonato, anzi la trovo una pratica piuttosto sgradevole, anche se è comunque molto diffusa. E allora non mi va bene di dire quando mi dicono, ah vabbè, tanto puoi suonare anche quello che ho già fatto io, perché sinceramente non piace a me e non credo sia giusto per chi è lì e ascolta la serata. Però, come dire, può essere una soluzione certe volte, magari andando a ricreare tutto da zero. In altri contesti questo problema non si pone, però ti puoi trovare qualcuno che veramente ti distrugge tutto l'entusiasmo che si è voluto creare e certe volte i danni sono anche irrecuperabili, perché se le persone prendono e se ne vanno, ci si fa poco. Però l'importante è che quando tocca a te, tu sia nell'ottica e nell'intenzione di far divertire quelli che ci sono, recuperare l'andamento della serata indipendentemente da ciò che hanno fatto prima e soprattutto portarla in fondo al meglio. Bisogna vedere cosa è successo prima, perché quello prima di te è andato così male. Ci sono quelli che proprio, come dire, non hanno la minima concezione, semplicemente prendono i dischi che hanno scelto e li mettono in fila. Ci sono quelli che non riescono a prendere ritmo, ci sono quelli che vanno in direzioni completamente non richieste, comunque non adatte nel contesto, eccetera. In questi casi, come dire, da un lato, se non c'è nessuno, tra virgolette, che balla, puoi considerare la situazione come se tu dovessi ripartire dall'inizio, però con l'handicap, diciamo così, che non hai il tempo di prepararti un'apertura graduale, ma in qualche modo devi riuscire a trovare subito la chiave di volta della serata e soprattutto hai a che fare con un pubblico che sia un po' spazientito, perché comunque per una o più ore ha sentito delle canzoni che non gli hanno fatto presa. Quindi una soluzione sarebbe ripartire da zero cercando di saltare dei passaggi ed arrivare più presto possibile al tuo punto forte del set, cercando di far dimenticare più presto possibile ciò che è successo prima. Quando entri in una situazione di questo tipo, i primissimi dischi sono fondamentali. Devi riuscire a far capire prima di tutto che la musica è cambiata, non tanto che è cambiato il DJ, perché quello magari se ne accorgeranno dopo, non è così fondamentale, ma devi far capire che è cambiato il ritmo, è cambiato il passo. Magari dai un tocco di volume se ti è concesso di farlo, o comunque insomma cerca subito di far capire che la situazione è diversa da prima. E allora i primi dischi sono importantissimi, i primi dischi devi capire subito cosa può funzionare. Lì devi cambiare velocemente per cercare di essere incalzante fin da subito e poi, anche in questo caso, quando li hai presi potrai respirare un po'. E soprattutto devi capire fin dall'inizio cosa funzionerà e perché. Quando ti trovi davanti a dover entrare, devi pensare a quelle 2, 3, 1000 strade possibili che potrebbero funzionare e allora decidi quella di quale provare e con l'ottica di passare presto a quell'altra se non dovesse funzionare. Perché non hai modo di gestire, non hai modo di fare ipotesi strampalate, devi riuscire a correre ai ripari più presto.
devi sapere quali sono le sue armi a disposizione, devi sapere quali sono i suoi brani forti, devi sapere anche come riuscire ad arrivarci se magari non puoi partire proprio da quelli. Nelle situazioni difficili devi condensare il meglio della tua musica e del tuo stile soprattutto. Devi riuscire a far capire subito chi sei e quali sono le sue capacità e devi metterle tutte sul piatto fin dall'inizio, poi dopo potrai andare a riprendere i vari elementi nel corso del set. Ecco, queste sono le armi che in passato mi hanno aiutato a cavarmela in queste situazioni. Sicuramente bisogna avere un occhio che prima non c'è stato. Devi voler bene alle persone che sono lì, alla serata, al luogo che ti ospita, cosa che magari non è detto, perché tanti di noi, lo ammetto senza problemi, fanno soltanto i cavoli propri e cercano di portare quello che hanno, magari hanno una selezione sola e per loro va bene così. Però se te ci tieni a fare bene il tuo lavoro e alle persone che ti seguono o che si trovano davanti a te, devi anche metterti in discussione. Questa è un'altra caratteristica importante per le situazioni difficili. Certe volte per portare in fondo una serata difficile devi anche correre dei rischi e andare fuori dal tuo seminato. Può essere che il genere in cui sei più preparato non sia quello più adatto per il contesto dove sei e per il contesto dove c'è bisogno di tenere il ritmo alto, c'è bisogno di non sbagliare più. Siccome quelli prima di te hanno sbagliato e non si sono posti il problema, se tu vuoi rimediare non puoi più sbagliare e allora può essere che non hai neanche troppe armi a disposizione. Se ti trovi in un genere che non è proprio il tuo, di cui hai pochi elementi, e se pensavi di fare qualcos'altro che non puoi permetterti di fare perché il ritmo è andato oltre, faccio l'esempio, allora devi riuscire a mantenere il passo. L'unico modo per farlo è tirare fuori tutti i brani possibili di quel genere, di quel mood, anche magari andando indietro nel tempo, perché comunque è bene mantenere il passo e non avere cedimenti in tal senso, e la cosa poi ti può aiutare a capire dove sei maggiormente scoperto musicalmente. E magari, appunto perché la situazione si fa difficile, andare un po' indietro nel tempo in brani che potrebbero essere più sicuri può essere un'altra soluzione utile, perché chi se ne frega di mettere il promo strano appena uscito se la serata ancora non decolla. Allora, avere un po' di classici in repertorio, ovviamente nei generi adatti, ti può aiutare a cavartela nelle situazioni più difficili. E poi, ultimo ma assolutamente più importante, devi tirar fuori i dischi più ruffiani che hai, perché appunto non c'è modo di fare troppo preziosi. Tutto ciò che può funzionare ti è utile e tutto ciò che può funzionare devi saperlo riportare alla mente, saperlo recuperare e soprattutto che ti venga in mente, perché la situazione è piuttosto concitata. Più sei organizzato con la libreria meglio è, ma può anche essere tiri fuori quel brano che non sentivi, non suonavi da tempo, ma che ti viene in mente che ci può stare. Comunque, tenere il compromesso tra musica interessante e brani che funzionano, anche pescando da uno storico ciò che ha funzionato per tanto tempo, può essere, e molto spesso lo è, un'ottima soluzione per cavartela in questi casi. Se pensi che quello che hanno fatto prima di te sarebbe potuto funzionare, ma di fatto non funziona, devi essere in grado di saper cambiare strada e avere delle alternative. Ecco che quando si va in un posto è sempre bene sì prepararsi il set per la propria condizione ideale, ma devi anche trovare delle scappatoie in qualche modo. Puoi essere un pochino meno ricercato se la serata lo richiede o se chi prima di te ha fatto un disastro, e in questi casi va bene che il tuo set può risultare meno interessante musicalmente, ma di sicuro più efficace. E siccome sono cose che ho visto fare in tanti contesti in giro per il mondo, anche da nomi importanti, perché comunque si sono trovati a dover fare i conti con delle situazioni difficili, è bene, come dire, fare un bagno di umiltà e quando ci si cala in questi contesti fare ciò che serve, ciò che è giusto e ciò che è auspicabile per chi ti sente, piuttosto che
stare dietro soltanto al proprio gusto personale. Ed è proprio per questo che molto spesso qualcuno sbaglia il set, perché segue ciò che ha in testa e non quello che ha davanti. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su S.